Buongiorno a tutti voi, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, qui abbiamo una distesa di fragole, quest'anno ci è andato talmente tanto che dico la verità, purtroppo qualcuno abbiamo dovuto buttarla perché non facevamo in tempo a mangiarla. Però abbiamo anche un sacco di infestanti che ormai non riesco più a tenere a bada perché ormai fanno parte della radice della pianta, quindi se tolgo le infestanti viene via la piantina, mi dispiace. Volevo acquistare nuove piantine, trapiantando queste e acquistare quelle nuove, perché laggiù ho fatto un cassone di una certa dimensione e quindi volevamo fare un cassone solo di fragole. Però mi sono accorto questa mattina che ho iniziato a togliere dal terreno. Ci sono, vicino, nonostante il telo che non permette questo tipo di crescita, ma la natura è più forte di quello che facciamo noi, ci sono decine e decine di nuove piantine nate dallo stolone. Eccolo qui. Questa è una. Questa è un'altra, vedete qua? Dalla pianta madre nasce questo ramo che si chiama stolone e ogni tot di centimetri viene fuori una nuova piantina, già con le sue radici. Se questa piantina tocca terra, rigetta e a quel punto lo stolone secca da solo. Noi possiamo tagliarlo e fare una piantina nuova. Quindi non le compro per fortuna, perché sono aumentate anche quelle. Preparato una cassettina con del compost puro, le metto qui provvisoriamente perché è un lavoro lungo quello che devo fare e quindi per non farle soffrire le metto qua, quindi 2 o 3 giorni staranno qui, probabilmente dovrò fare altre 2 cassettine, non mi basta. Se avete voglia di passare qualche minuto con me, vi faccio vedere un po' l'operazione da fare e c'è una pace incredibile, è una giornata autunnale, siamo a metà settembre, è sereno ma fa freschetto, quindi sono coperto abbastanza bene e poi non sono mai da solo, ecco, con il mio amico Dan. Dai, va bene, dai, cominciamo un po' a togliere queste piantine e a metterle nel compost. Allora, vi volevo far vedere una cosa: quando si tira via una pianta così grande, sicuramente dentro ci sono più piantine. Guardate, quindi se si vogliono fare più piantine, semplicemente si dividono le radici. Questa è una. Volendo, potrei togliere questa, ma poi sforzo un po' troppo e la lascio così. Do una pulita, tolgo quella parte secca che a noi non serve più, sono i vecchi stoloni. Ecco, vedete, togliendo uno stolone mi è venuto via un pezzo di piantina. Questa ovviamente mica la buttiamo, eh. Questa è buona, la piantiamo e con un po' di fortuna attecchisce. L'importante è metterla subito a dimora, anche provvisoriamente, e come vi dicevo, io qui ne ho sicuramente per un paio di giorni di lavoro, quindi se le lasciassi fuori senza terriccio queste soffrirebbero irrimediabilmente, quindi peccato insomma. Anche perché andarle a comprare adesso costano abbastanza. Ecco qua. Guardate che bella. Anche quelle piccole gli diamo la possibilità di attecchire. Tra un po' andranno a riposo vegetativo, quindi loro stanno lì. Non temono molto il freddo, io ho visto, non le ho mai coperte onestamente, anche quando ha nevicato hanno resistito benissimo, si sono riprese. Sono piante molto rustiche, hanno delle belle radici, guardate lì. Bene,
il lavoro è proprio tanto, ma tanto tanto, non pensavo che fosse così, pensavo di avere solo un po' di ceppi grossi, ma ho centinaia di piantine piccole. Voi non potete immaginare la pace che c'è qui, c'è solo un trattore che mi dà un po' fastidio, si sta di un bene oggi che è uno spettacolo, la temperatura giusta, ci saranno 16-17 gradi, non si suda, oggi è veramente bello lavorare così, davvero uno spettacolo. Questa è la terza cassetta, sono a tre quarti, dovrei finire, mi sa che mi basta, dopodiché tolgo il telo, tolgo le ali gocciolanti, do una bella pulita, poi stendo i cartoni e metto il cassone e stendo il compost, quindi c'è ancora un bel po' di lavoro lei. Però oggi merita, davvero bello, sì. Ecco qua, un'oretta di lavoro circa, dai, pensavo peggio. Tre cassette di fragole, molto fitte, non so quante piantine ci saranno, non lo so. Però sono veramente tante, non tutte passeranno l'inverno perché quelle piccoline probabilmente col trapianto soffriranno un po', però insomma facciamo quello che possiamo, dai. Adesso c'è da ridere perché c'è da togliere tutto questo telo pieno di erbacce e poi dare una pulita. Insomma dai, il lavoro inizia adesso praticamente. Dato una pulita con il cespugliatore, messo i cartoni, messo il bancale, come dicevo abbastanza grosso, e adesso carriola dopo carriola devo riempirlo, questo è il lavoro forse più lungo, dopodiché ristendo i tubi e metto le fragole, poi vado ad acquistare altre balle di paglia perché le ho finite, così posso fare anche una pacciamatura invernale. Bene, la giornata lavorativa per me è finita, anche perché si è annuvolato, probabilmente viene anche a piovere. Ho riempito il cassone, devo solo mettere ancora una carriolata e stenderlo un po' meglio e domattina ci sarà da divertirsi per mettere giù le fragole. Ed eccoci qua, altre due ore di lavoro, perché tra una cosa e l'altra portare i tubi. Allora ho fatto un sesto di impianto molto fitto, andrebbero a 20 cm tra le piantine e 30 tra le file. Io in realtà non ho rispettato la distanza tra le file e invece ho allungato un po' quella tra le piantine. Non è stata una cosa voluta, avevo questi tubi in casa, non volevo comprarne di nuovi, allora insomma mi adatto con quello che ho. Sono parecchie buchette, sono parecchie postazioni, non so neanche se mi bastano tutte. Comunque questo è il lavoro finito, adesso comincio piano piano la messa a dimora delle piantine e vediamo un po' come siamo messi. Se dovessi avere bisogno di più spazio, visto che voglio dedicare solo questo cassone alle fragole, ad ogni postazione metterò due piantine, tenendo anche conto che non tutte attecchiranno. Quindi bene, iniziamo. Ieri le ho bagnate un po', ma ovviamente cominciano a soffrire. Il bello del compost è che si può lavorare con le mani, non occorrono attrezzi. Ecco, qui dove ho quelle piccoline, visto che la possibilità di riuscita del trapianto non è proprio elevatissima, ne metto due, poi male che va ne avrò due e se si danno fastidio poi magari ne tolgo una. Ecco, vi mostro una cosa. Questa è la pianta madre da cui è partito questo stolone con questa piantina qui. Non l'ho staccata, visto che è molto piccola la piantina. La piantina piccola continua a prendere il nutrimento dalla pianta madre. Allora la lascio così per un po', semplicemente trapianto la pianta figlia e poi quando questa avrà preso vigore taglio lo stolone. Dai, vado avanti e ci rivediamo a fine lavoro. Oh, eccoci qua. Non ho neanche terminato
le tre file che mi sono rimaste sulla sinistra, strano, ero convinto di che non mi bastasse il cassone, sarà che ho fatto parecchie buchette. Allora, le prime due o tre irrigazioni gliele do a mano, oltre all'irrigazione a goccia che sta andando, così un attimino vedo anche se è tutto a posto, ma tanto i tubi sono nuovi, li ho messi nuovi apposta perché dovranno durare un po' di anni. Allora, come vi dicevo, le piantine più piccole le ho raggruppate, due o tre per ogni buchetta, poi se vedrò che si daranno fastidio ho spazio da quella parte per metterle. Hanno sofferto un po', nonostante le abbia messe nel compost ieri e nonostante le abbia bagnate abbondantemente, ma giustamente il trapianto è sempre stressante per le piante, eh? Allora, bene, dai, vado avanti e ci rivediamo fra qualche giorno per vedere come si sono riprese. Oh, eccoci qua. Allora, sono passati dall'ultimo spezzone di video che avete visto circa 7 giorni, perché nel frattempo ha piovuto incessantemente. Questa è la situazione finale. Adesso mi avvicino e poi vi faccio vedere un po' il risultato. Troverete sulla destra dei cavoli, non erano previsti all'inizio, però avevo trovato delle buone piantine. Non sapevo più dove metterle e avevo questo spazio libero. Mi sono rimaste altre due file, probabilmente farò la stessa cosa perché le nuove piantine le trapianterò in primavera, quando ormai i cavoli saranno a fine vita, quindi toglierò uno e metterò l'altro. Adesso andrò a comprare altre piantine. Non bisogna lasciare nulla di incoltivato, bisogna sfruttare tutti gli spazi. Vediamo un po'. Eccolo qua, è il mio Dan. Allora, anche le piantine più piccole dove le ho trapiantate doppie si stanno riprendendo piano piano. Ecco qui, io avevo paura di queste piantine qui che non si potessero riprendere, invece visto che vanno abbastanza bene. Allora, guardiamo un po', sì, stanno tutte abbastanza bene, complici anche le piogge, come vi dicevo, che hanno ben inzuppato il terreno, quindi alla fine ho fatto soltanto un'innaffiatura io. Qualcuna, vedete, ha sofferto più delle altre, ma questo io l'avevo messo in conto. Queste grandi anche stanno soffrendo un po', ma tutto sommato, dai, va abbastanza bene. Questa è una delle più grandi che avevo e si sta riprendendo bene. Bene, sono tante, sono veramente molte e, come vi dicevo all'inizio del video, per una famiglia di 3 persone sono veramente esagerate, nel senso che le danno tutte molto in fretta, in tempi ristretti, cioè nel giro di 20 giorni bisogna raccoglierle e consumarle. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, non era niente di che, era soltanto un modo per farvi vedere un po' quello che ho fatto io sulle fragole. L'unica cosa che manca qui è la pacciamatura in paglia che devo ancora acquistare, quindi tra una fila e l'altra poi metterò uno strato di paglia e basta, tanto altro non c'è. Bene, dai, è tutto, volevo solo farvi vedere un po' il lavoro che ho fatto. Vi ringrazio per essere stati con me, lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella se vi fa piacere. Pubblico 1-2 video a settimana su orto e biomassa, insomma vita in campagna in generale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.